Questa è sempre una parte di questo lavoro che abbiamo fatto. Questi sono dei biscotti, biscotti molto comuni. Eccolo qua, queste sono particelle, addirittura, questi sono tutti gli elementi che ci abbiamo trovato dentro, c'è addirittura l'osmio. L'osmio è un metallo raro che si trova spesso, quasi sempre anzi, si trova in natura insieme col platino. Non mi chiedete come ho fatto a finire nei biscotti perché non lo so. Quello sotto invece sono biscotti ancora più comuni e ci abbiamo trovato il tungsteno dentro e anche qui non saprei proprio dirvi come sia arrivato lì. Quello che abbiamo visto dopo invece è peggio, perché questo è un omogenizzato per bambini che contiene delle particelle di titanio col bambino che non è contentissimo. Questa è una cialda per gelato che contiene invece delle particelle di ferro e cromo, cioè un acciaio. Queste sono vongole vostre e dentro ci sono delle particelle di ferro e alluminio, tutta roba cancerogena. Eccolo qua, questo invece è una cosa per i giovani, questo è un hamburger. Dentro l'hamburger, io ho letto l'altro giorno la ricetta degli hamburger di una nota casa. Leggetela molto lontana dai pasti, perché è schifosa, è una cosa schifosa. Inoltre, oltre lo schifo che ci mettono dentro, schifo naturale che ci mettono dentro, quella ditta usa quasi 400 additivi, quasi tutti patogeni, quasi tutti. Oltretutto inserisce nella carne dello zucchero, del saccarosio, il normale zucchero, per la bietola, perché dà assuefazione. Quindi non se ne può più fare a meno. Sì, davanti all'alternativa una fiorentina o un hamburger, i giovani scelgono l'hamburger perché sono stati condizionati non psicologicamente ma proprio fisicamente a quel tipo di carne con il saccarosio dentro. Bene, in questo hamburger cosa ci abbiamo trovato? Questo è un campo di microscopia elettronica, quindi è piccolissimo, assolutamente al di là di ogni possibilità di visibilità anche sotto il microscopio ottico. Qui dentro, in questo piccolo campo, abbiamo trovato migliaia, forse qualche milione, di particelle d'argento. Perché di particelle d'argento? Perché la mucca ha mangiato l'erba, ha mangiato il fieno, che è inquinato d'argento, perché l'argento è un pesticida. E la Food and Drug Administration, che è l'ente americano che controlla cibi, farmaci, eccetera, l'argento lo considera solo come pesticida. Ecco perché sono vietati le lavatrici e i condizionatori d'aria in America. Questo argento viene mangiato, finisce nel muscolo della mucca che noi ci mangiamo insieme con l'hamburger. Come fanno queste polveri, queste particelle a penetrare nell'organismo? Beh, sono molto molto leggere, quindi galleggiano nell'aria. Se pesano qualche milione o qualche miliardo, a volte meno di un polline, perché così è, figuratevi, i nostri pollini finiscono al polo sud, figuratevi queste polveri che pesano milioni, a volte miliardi di volte meno di un polline. Bene, queste polveri galleggiano nell'aria e noi ce le respiriamo, perché anche qui dentro sono ogni metro cubo ha milioni, miliardi di queste polveri. Bene, ce le respiriamo e queste finiscono tanto più in profondità quanto più sono piccole. Finiscono negli alveoli polmonari e dagli alveoli polmonari nel giro di 60 secondi finiscono nel sangue. Ci impiegano 60 secondi da tornare al sangue. Stessa cosa accade con le polveri che noi ci mangiamo. Dallo stomaco, dall'intestino, queste polveri nel giro di brevissimo tempo finiscono nel sangue. Cosa succede nel sangue? Succede questa cosa, guardate un po', questi sono dei globuli rossi fotografati al microscopio elettronico. Questi puntini bianchi che vedete sono delle particelle, in quel caso è di mercurio. Perché è rosso il sangue? Il sangue è rosso perché i globuli bianchi sono ricoperti da un pigmento che si chiama emoglobina, che è rosso. Non in tutti gli animali è rosso. Da noi è rosso perché al centro della sua molecola, che si chiama eme, questa molecola, c'è un atomo di ferro. Ci sono degli animali dei rettili,
che hanno, invece di avere il ferro, hanno il rame ed è blu, hanno il sangue blu, anche nobilità. Bene, l'emoglobina è il pigmento che porta l'ossigeno, trasporta l'ossigeno alle cellule, e una volta arrivato il globulo rosso alla cellula, scaricato l'ossigeno, si carica di anidride carbonica e la porta via, la porta ai polmoni. Se noi ricopriamo i nostri globuli rossi di polvere, è chiaro che questo scambio non avviene più. Quindi noi non portiamo più ossigeno alla cellula e non la puliamo più dall'anidride carbonica. Quindi abbiamo delle cellule che sono in sofferenza, comprese le cellule cerebrali. Ma succede un'altra cosa. Vedete, questo è sempre sangue, è un tipo di fotografia diversa, perché questo è uno striscio di sangue, mentre prima era una goccia. Qui dentro, nella parte, il sangue è una parte liquida, parte acquosa, che è il siero, il plasma. Qui ci sono delle polveri, delle particelle, poi ce ne sono delle altre, vedete queste, ve le faccio vedere ingrandite, eccole qua, sono dentro il globulo rosso, proprio sono entrate nel globulo rosso. Queste invece sono fuori e sono nel plasma. Cosa succede nel plasma? Succede che il plasma contiene una proteina che si chiama fibrinogeno. Questo fibrinogeno è solubile nell'acqua, solubile nel plasma, è sciolto lì dentro. Quando in qualche modo, io adesso semplifico molto un fenomeno che è molto complesso, io ci ho scritto un libro in anni passati sopra questo fenomeno, che comprendeva anche questo fenomeno. Bene, quando il sangue viene in qualche modo disturbato, il fibrinogeno si trasforma in un'altra proteina che si chiama fibrina, e quest'altra proteina è solida, e sono queste barbe. Che cosa ha disturbato il sangue in questo caso? Queste particelle, in quel caso specifico era il solfato di bario, ma può essere qualsiasi particella. Perché è così importante questa reazione? È importante perché queste fibre di proteina solida sono lo scheletro per un trombo, cioè per un coagulo di sangue. Se questo fenomeno avviene all'interno delle vene, si ha una trombosi venosa. Cioè, vedete, queste sono delle particelle, in questo caso è ferro, cromo, nichel, c'è cioè un acciaio, e intorno si è formato il trombo. Se siamo nelle vene, questo trombo migra e finisce nel circolo polmonare, dà luogo a una malattia che si chiama tromboembolia polmonare, terza causa di morte al mondo. C'è un lavoro svedese che dice che il 13,6% di tutte le morti è dovuta a tromboembolia polmonare. Purtroppo è una malattia abbastanza difficile da diagnosticare, perché ha dei sintomi che si confondono con altre malattie, addirittura a volte viene confuso con una polmonite, con una bronchite, ma è tutt'altra cosa. Guardate un po', un paio di mesi fa è uscita una notizia su tutti i giornali. Questo l'ho presa da internet, ma l'ha dato notizie alla RAI, per radio, per televisione, eccetera. Un gruppo dell'Università di Milano e della Harvard School, Università di Harvard, negli Stati Uniti, ha scoperto che le polveri sono trombogeniche. Bene, le fotografie che io vi ho fatto vedere prima risalgono a 12 anni fa. Io quella scoperta l'ho fatta 12 anni fa e l'ho pure pubblicata. Bene, l'Università di Milano ha avuto un finanziamento per scoprire quello che noi abbiamo scoperto 12 anni fa, pubblicandolo anche. Quindi i soldi sono pochi, ma quei pochi sono usati in questa maniera. Io non voglio commentare. Ma noi abbiamo scoperto un'altra cosa, e vedrete che fra 5 anni ci sarà un'università che con i finanziamenti pubblici scopre quello che noi abbiamo scoperto sempre 12 anni fa, che fra 5 anni saranno 17. Bene, noi abbiamo scoperto e pubblicato che quelle stesse polveri a livello arterioso fanno una trombosi, e che fanno un trombo che può migrare per esempio al cervello, dando un ictus, o può migrare, come in questo caso specifico, all'interno delle arterie coronariche, che sono le piccole arterie che nutrono il cuore, e dare un infarto cardiaco. Quindi voi, fra 5 anni, non comprate il giornale, perché la notizia l'avete già avuta. È comunque una notizia vecchia di 12 anni. Vedrete che qualcuno lo scoprirà fra un po' di anni. Ma non finisce qui.
l'avventura delle polveri. Quello che vi ho fatto vedere adesso avviene soltanto in una percentuale della popolazione. Percentuale, cioè una percentuale che circa il 10% della popolazione sono persone che non hanno o hanno in quantità insufficiente dei prodotti, dei composti chimici, delle sostanze chimiche che sciolgono i trombi. Nel 90% dei casi noi siamo dotati di queste sostanze, quindi questo problema è un problema tutto sommato abbastanza piccolo, abbastanza modesto. Nella maggior parte dei casi avviene una cosa diversa. Queste polveri continuano a galleggiare nel sangue. Entro un'ora arrivano tutti gli organi. Io ho messo un fegato, ho messo un rene, ma avrei potuto mettere qualsiasi altro organo, cervello compreso, polmoni, stomaco, intestino, pancreas, muscoli, pelle, tutto quello che... Tutto, cioè, dove finisce il sangue? Io non lo so dove va il sangue va dove gli pare. Quando queste polveri arrivano a livello di questi organi, si ferma, sangue si ferma, cioè si ferma, porta con sé le particelle, queste polveri. E questi organi si comportano esattamente come delle spugne, come dei filtri. Queste polveri entrano nell'organo e non escono più, perché noi non abbiamo nessuna maniera per liberarci di questa roba. E allora cosa succede? Succede che l'organismo, non sapendo liberarsi di questa roba, la isola la circonda di un tessuto particolare. Queste sono le particelle, in questo caso era, vedete, mercurio, selenio, cloro, forma un tessuto intorno che si chiama tessuto di granulazione. È un granuloma, è un tessuto infiammatorio. Questo tessuto infiammatorio alla lunga, ma può impiegare decenni anche, diventa un cancro. Questo sempre. Perché non ci si ammala sempre di cancro? Perché a volte quel tipo di aggressione noi l'abbiamo subito talmente avanti nella vita, per cui il cancro non fa in tempo a palesarsi, a mostrarsi. Io faccio prima morire di morte, di un altro tipo di morte, piuttosto che di cancro, pur essendo io avendo io in corso lo sviluppo di un cancro. Questo succede a tutti, questa cosa. Quindi se noi vivessimo 200 anni, probabilmente moriremmo tutti di cancro. Probabilmente, vivendo molto meno, facciamo in tempo a morire di altre patologie. Questo per esempio è una patologia che sta crescendo vertiginosamente, e soprattutto nei giovani, anche nei vecchi. Queste sono delle particelle, guardate, questa è molto particolare, che sono finite dentro dei linfonodi. Questo è un linfoma non Hodgkin, un tipo di cancro che sta diventando veramente comunissimo, e purtroppo quel linfoma non Hodgkin, ahimè, si muore. Questo invece è un cancro pediatrico. Questa è una bambina di 9 anni che si ammala di osteosarcoma, è viva ancora questa bambina, e questo è un tessuto osseo, questa è la particella, questo è un agglomerato di particelle. Bene, queste particelle agglomerate sono costituite da magnesio, alluminio, titanio, silicio, ferro, zolfo, piombo, bismuto e rame, che è una composizione, questa è una lega che non troverete mai in nessun manuale di metallurgia, è classica degli inceneritori di rifiuti. Questo dopo invece è un bambino di 6 anni che a 6 anni si ammala di cancro della prostata. Il bambino viveva perché poi a 11 anni è morto di cancro, viveva tra due inceneritori, uno ospedaliero e uno di rifiuti solidi urbani, a Forlì viveva. Bene, questo cancro che poi si è trasferito dalla prostata, ha invaso anche la vescica, poi il bambino è morto, ma ci ha messo 5 anni a morire, conteneva ferro, cromo, nickel, stagno, bario, oro, argento, rame, silicio, zolfo, un'altra delle composizioni caratteristiche da inceneritore.